Ed eccoci alla terza puntata del racconto come ho ottenuto la cittadinanza australiana. Per chi non avesse visto le prime tre parti, link qui sotto. Oggi vi racconto dei tre mesi forse più faticosi che ho passato qui in Australia in questi 4 anni, ma anche forse più divertenti, quelli passati in fattoria per rinnovare il visto vacanza lavoro. Let's go! Eravamo rimasti a Sydney, dove eravamo riusciti ad aprire il conto corrente, a richiedere il tax file number e attivare l'assicurazione sanitaria. Tutto pronto per cercare lavoro per rinnovare il visto vacanza lavoro. Per rinnovare il visto vacanza lavoro è necessario fare 88 giorni di lavoro effettivi in una zona regional, ossia una zona remota al di fuori della città. Tra i vari lavori che si possono fare ci sono il lavoro in farm, il fruit picking, che sarebbe la raccolta dei frutti, fragole, banane, mango, e anche vendemmiare. Altri lavori che si possono fare per rinnovare i working holiday sono construction, ossia lavorare come muratori, o il purling. Il purling è un lavoro che consiste nell'andare a cercare le perle, ossia le perle all'interno delle conchiglie delle ostriche. Principalmente questo lavoro si svolge nella zona di Broome. Da quello che so, non conosco nessuno che è andato a farlo, e da quello che ho letto in internet, si va a vivere in queste barche che vanno al largo, in cui si vanno a pescare le ostriche, si sta lì, vitto alloggio pagato, $150 al giorno, che sono 1500 a settimana, e circa 2700 euro al mese. L'unico sbattimento è che questi lavori di solito non si trovano online e bisogna andare a Broome, che è in tanta malora, bisogna prendere il biglietto dell'aereo, che non costa pochissimo, volare lì e fare praticamente il porta a porta, chiedere se hanno bisogno di persone a bordo. È lì da valutare: spendo tutti quei soldi per il biglietto aereo, vado lì, mi sbatto e poi trovo lavoro, o cosa? Perché una volta che inizio a lavorare e inizio a fatturare, sono bei soldi. Un altro lavoro da considerare è quello nelle mines, ossia nelle miniere, che non sono miniere sottoterra, ma sono queste cave gigantesche. E qui in Australia praticamente l'economia si basa molto sul mining, dove estraggono oro, rame, eccetera, che poi rivendono solitamente a paesi come la Cina e l'India, e si fanno questi lavori molto isolati. Di solito si prende l'aereo per andare in queste zone remote, si vola e fa FIFO, fly in, fly out, ossia si vola, si lavora con turni di 2 settimane e poi si torna a casa per 1 settimana, tutto pagato. Anche lì è difficile riuscire a trovare il lavoro, bisogna sbattersi parecchio, non conosco molta gente che è riuscita ad andarci a lavorare con il working holiday, però fattibile anche quello. In quei primi giorni in cui eravamo a Sydney abbiamo iniziato a cercare lavoro sul sito Harvest Trail, che è il sito ufficiale del governo australiano dove mettono i lavori che si possono trovare in fattoria. Siccome il nostro livello di inglese era molto basso, abbiamo iniziato a mandare email nei vari annunci. Praticamente non rispondeva nessuno, e se rispondevano dopo 2 giorni ci dicevano grazie per averci mandato la vostra candidatura, ma purtroppo non abbiamo lavoro disponibile. Quindi, anche se non volevamo, siamo stati costretti a prendere il telefono e iniziare a chiamare. E qui è iniziata la fase divertente. Praticamente chiamavamo e ogni 10 secondi continuavamo scusi, puoi ripetere? Excuse me, can you repeat please? Perché non capivamo praticamente una mazza. Dopo 5 minuti di tentativo di conversazione ci dicessero ci dispiace, ma questa settimana ha piovuto ogni giorno e ricominceremo a cercare personale dal lunedì prossimo. Bene, eravamo talmente disperati che abbiamo preso uno degli annunci lì che abbiamo trovato in ostello e ci siamo iscritti a questa agenzia interinale che in teoria dovrebbe trovare il lavoro per i backpackers, ma di solito sono lavori in città, non in fattoria, e quindi abbiamo praticamente buttato via $40 per nulla. Milo, con un po' di ricerca, aveva capito che i lavori stagionali erano al nord e quindi ci siamo prenotati un bus e siamo andati a Brisbane, 900 km in circa 15 ore. Sono stati, secondo me, i 3 giorni peggiori di tutta la nostra vita in Australia. Siamo arrivati a Brisbane, ha piovuto 3 giorni, non sapevamo una parola d'inglese e non eravamo senza lavoro, proprio disperazione totale. L'unica cosa divertente che ricordo che ho fatto a Brisbane è stata questa.
non mi tagliavo i capelli da 4 anni e lì ho deciso, come dice il buon detto veneto, tagliati i capelli e vai a lavorare. Beh, la sensazione di quando ci si rasa a zero è veramente unica. Oltre a percepire un freddo cane, e la perdita di peso ti fa quasi perdere il senso dell'equilibrio. Avevamo però scoperto che se iniziavamo a chiamare l'Harvest Trail alle 8 di mattina quando aprivano le linee, magari ci rispondeva qualcuno. Però né io né Milo volevamo chiamare perché non capivamo nulla. E quindi Milo, chiama tu dai. Milo, no, Nico dai, chiama tu. Vabbè, una volta a testa. Dopo 2 giorni ci siamo decisi, beh, andiamo a Cobolciolo, è una città liedina un po' più a nord lì a Brisbane, perché forse lì hanno lavoro. Andiamo a vedere le farme, a vedere se riusciamo a trovare qualcosa. Fatalità, Milo chiama l'Harvest Trail quella mattina e gli rispondono e dico: guardate, se volete venire c'è lavoro a Bowen. Noi, yes! In realtà non avevamo capito benissimo, solo che avevamo capito che c'era un certo Paul che era disponibile a procurarci del lavoro, e noi vabbè, andiamo lo stesso. E lì siamo partiti proprio senza neanche pensarci, ci eravamo prenotati l'ostello per 4 giorni mi sembra, e abbiamo proprio disdetto l'ultima notte che dovevamo fare, prenotiamo il bus e andiamo, 1000+ chilometri ancora in 20 ore. E lì non bisogna farsi troppe domande, se magari una truffa, cosa succede, se non c'è lavoro, eccetera, niente, si parte, si va. Altrimenti, se si vogliono certezze, ci si blocca e non si combina più niente. Avevamo appuntamento alle 10:30 di mattina, arriviamo alla fermata di sto bus, nessuno, una candela a 35 gradi al sole, e niente, dopo 10 minuti già non arriva nessuno, e noi già, ecco, ci hanno inculato. Truffa, non viene nessuno. Dopo 3 minuti arriva sto polmino e come nei film arriva una bionda con gli occhi azzurri, solo che aveva 60 anni e era piena di rughe, era Diana, la compagna del proprietario dell'ostello che si chiamava Paul. L'ostello si chiamava Ozzy Nomad Resort, era proprio dietro la superstrada e intorno non c'era praticamente nulla. Ecco, adesso non posso raccontarvi tutto perché altrimenti stiamo qua 4 ore sulla vita in farm. Però se andate su Google e scrivete Australici trovate il nostro blog dove ho raccontato tutta la nostra avventura a filo per segno. Qui vi racconto solo le cose più importanti, più pratiche. Vabbè, anche qualche aneddoto. L'ostello dove eravamo era un working hostel, ossia un ostello che aveva i contatti con le fattorie. Le fattorie hanno bisogno di ragazzi che vanno a lavorare, chiedono all'ostello e il gestore viene da te e ti dice: oh, vuoi andare a lavorare? Qui c'è bisogno. Noi siamo stati relativamente fortunati perché siamo arrivati nel periodo della semina, della frutta e la verdura, e quindi proprio inizio stagione. In ostello c'erano pochi ragazzi e noi siamo stati i primi, e quindi anche quelli che hanno avuto la possibilità di trovare un lavoro fisso rispetto agli altri che sono arrivati dopo. Noi pagavamo $200 a settimana, che non sono pochi rispetto a un hostel normale. Qui adesso sto pagando $120 a settimana, però lì bisogna tenere in considerazione che loro ti portano col pulmino a lavorare, quindi non hai bisogno di comprare la macchina. Ed inoltre non devi sbatterti tu per cercare il lavoro, perché te lo trovano loro. E noi lì in ostello ci siamo andati da fare, ci siamo fatti, diciamo, un po' amici gestori, e gli aiutavamo a fare qualche lavoretto se avevano bisogno. E un giorno poi ci fa: senti ragazzi, volete pulire la cucina un'ora a fine giornata? Così vi faccio uno sconto sull'affitto. E noi ovviamente, certo. In effetti non è stato un affarone, perché dovevamo pulire la cucina un'ora al giorno e ci ha fatto solo uno sconto di $60 a settimana, lavorando 7 ore a settimana. Insomma, però meglio di nulla. La cosa un po' negativa di questo ostello è che era super regolamentato. Non si poteva mangiare in camera, non si poteva comprare alcol da fuori dell'ostello, quindi ti costringevano a comprarlo solo lì al bar, che costa molto di più. Non ti lasciavano lasciare addirittura le valigie in camera, perché in caso di incendio bisognava che fosse tutto libero. Però per il resto si viveva bene. E tutto questo perché i backpackers si ubriacano di brutto e combinano danni sempre. Infatti ricordo certa gente che, avendo bevuto un po' troppo, è stata praticamente cacciata a calci in culo fuori dall'ostello. Cioè proprio lanciato i bagagli e tutto: tu non qui, non puoi più ritornare. Noi siamo arrivati venerdì e già dopo un paio di giorni ci bussano alla porta la mattina: ragazzi, volete andare a lavorare? Noi,
Azzarola, subito. Allora, il primo lavoro che abbiamo fatto, siamo arrivati in questa farma con gli altri ragazzi, ci hanno portato col pulmino. Arriva sto Bob, sto farmer, classico farmer australiano, scalzo, sul suo camion aveva delle cassette con delle piantine, ce ne danno una e fanno, bene, piantate, sono 72 piantine a cassetta, $1.50 a cassetta piantata. E noi via, giù, a piantare a 90 gradi, a piantare queste piantine, il più velocemente possibile, perché lì era un lavoro a cottimo e quindi più pianti, più soldi prendi. Per fortuna che i primi giorni abbiamo lavorato solo 3-4 ore al massimo, sotto una candela a 35 gradi. Beh, il giorno dopo mi alzo proprio schiena dilaniata, non riuscivo neanche a stare in piedi. Dopo proprio i primi 3 giorni di lavoro, la sera non riuscivo più a dormire, avevo male dietro alla testa e chiedo ai miei amici, oh ragazzi, ma cosa ho dietro qui la testa? Nel buco qui dove passa il sole mi ero ustionato. Sempre nei primi giorni in cui lavoravamo, andiamo la mattina e il giorno prima era venuto giù proprio un diluvio universale, quindi sabbie mobili. Andiamo dentro con le scarpe perché dovevamo piantare, niente, tiriamo su praticamente le scarpe con 8 kg di terra sotto. E cosa facciamo? Vediamo che uno si leva le scarpe e vediamo tutti via, tutti scalzi in mezzo al fango a lavorare. Bellissimo. In quei primi giorni non avevamo un contratto, erano solo lavori a giornata e quindi ogni mattina ci bussavano chi vuole andare a lavorare. E lì le prime mattine, già dopo 2 hai la schiena distrutta, ti bussano, vuoi andare a lavorare alle 6 di mattina di sabato? E noi, vabbè dai, andiamo. È importante tenere duro, è come si dice, bisogna fare il callo, abituarsi e finché si fa l'abitudine il corpo si rafforza e riesci a tenere duro. Lì ho visto bionde svedesi con gli occhi azzurri, fisico da modella, lavorare nei campi tutte sporche e infangate, e ho visto ragazzoni anche italiani che sono restati lì solo una settimana e poi sono andati via perché hanno detto qua è troppo fatica, non ce la faccio. Abbiamo tutti 2 gambe, 2 braccia e una testa, quindi se lo fanno anche gli altri ce la puoi fare anche tu. Dopo vari lavori casuali passano un paio di settimane e poi un giorno ci viene lì e fa, ragazzi, domani è un buon lavoro per voi, state pronti. Ci porta a questa farm di peperoni, si chiamava Price Farm, e iniziamo a lavorare, facciamo 8 ore di fila. Dopo 2 giorni ci dicono, ragazzi, volete che vi assumiamo? E noi, certo che sì. E finalmente abbiamo potuto firmare il nostro primo contratto. Lì i contratti sono una figata perché sono contratti casual. Il datore di lavoro ti può licenziare quando vuole e tu puoi licenziarti quando vuoi. Super flessibilità, un foglio con una firma e via. L'unica cosa che devi fare è avere il tuo tax file number, compilare un foglio con i tuoi dati e basta. Molto importante, anzi fondamentale, se si vuole rinnovare il secondo working holiday visa, bisogna far compilare ai tutti i datori di lavoro che ti hanno fatto lavorare in farm dei fogli appositi, dei moduli con il quale tu certifichi che effettivamente hai lavorato 88 giorni in fattoria. E il lavoro in farm com'era? Beh, noi siamo arrivati a inizio stagione, quindi abbiamo seguito tutto il ciclo, dalla semina alla raccolta. Eravamo in una farm di peperoni. Abbiamo fatto lavori dal vangare la terra prima della semina, alla semina, tirare le tubature per l'irrigazione, togliere le erbacce, che era il mio lavoro preferito perché era quello più facile, poi la raccolta una volta che i peperoni erano pronti. Beh, lì a Bowen praticamente non c'era nulla da fare, un paesino da 10.000 abitanti in mezzo al nulla. Un giorno ci fanno, ragazzi, volete andare a lavorare anche oggi? Era Pasquetta e noi, vabbè, 8 ore a cavare erba. Beh, non tutti i giorni erano durissimi. Quando dovevi vangare, trasportare pesi, eccetera, ti spaccavi la schiena, avevi male alle gambe, alle braccia il giorno dopo. Il lavoro più divertente è stato piantare. Praticamente stavamo dietro al trattore seduti e dovevamo piantare le piantine con le cassette a mano. Una pacchia. Allora, ti spacchi la schiena, ti fa male le gambe, sei mezzo stoniato, però quando arriva la prima busta paga sei veramente contento. Da quello che ho scritto nel blog, prendevamo il minimo sindacale, che erano $17.88 all'ora. Lavoravamo
6 giorni su 7 a settimana, 8 ore al giorno, quindi 48 ore. In totale facevano circa $780 netti a settimana, che sono 3.100 e qualcosa dollari al mese, equivalenti a 2.000 euro al mese. Cioè 2.000 euro al mese per fare i contadini, dove in Italia, lavorando da programmatori laureati, ne prendevamo 1.000. È successo che una settimana ci hanno chiesto di lavorare anche di domenica, quindi praticamente abbiamo fatto 15 giorni di fila lavorando di lagnati, però abbiamo preso $900 in quella settimana. La cosa bella poi qual è? Che qui in Australia con i working holiday visa non sei residente fiscale, quindi quando torni a casa ti rimborsano le tasse. Se l'avessi saputo all'epoca, sarei magari venuto qui appena finito le superiori a 18-19 anni, mi sarei messo via forse sui $15,000 con cui poi mi sarei pagato l'università. Voi adesso giovani che lo sapete non avete più scuse. Routine giornaliera: sveglia alle 6, colazione 6:30, ci portavano col pulmino a lavorare, dalle 7 alle 4 lavoravamo nella fattoria, facevamo due pause da mezz'ora a metà mattinata e a mezzogiorno, alle 4 fine lavoro, dopo un paio di settimane talmente ingranato che tornavo a casa correndo, mi facevo circa 10 km a piedi. Di solito cercavo di nascondermi quando partivo, perché se mi vedevano dicevo: ma sto qua, lavoro a cosa? Perché sennò lo facevano sgobare di più se riesce ad andare a casa correndo. 6:30 iniziavo a cucinare, cena, e dalle 9 alle 10 pulivavamo la cucina, 10:15 a letto. Domenica day off, non si lavorava, e quindi di solito sabato sera tutti imbriati. Dai, raccontiamo qualche aneddoto divertente. Ma questa storia rientra nel capitolo "In Australia voglio provare qualsiasi esperienza". In quei giorni stavo lavorando dietro il trattore, dietro un macchinario pesante. Praticamente è successo che ero distratto, mi cade questa cosa qui sopra il piede. Urla, tirato giù un rosario, ecco, spaccato il piede. Adesso non mi tocca star fermo e saltare 3 mesi in fattoria, eccetera. Chiamo Diana dell'ostello, lei arriva col pulmino e mi porta in ospedale. Arrivo in ospedale, arriva il dottore simpaticissimo, mi fa i raggi e mi fa la visita. Niente di rotto, vai. Cosa positiva, che non ho dovuto pagare nulla perché l'assicurazione sanitaria Medicare copriva tutto e ho avuto 3 giorni di muta gratis a casa. Andiamo in bagno, apriamo i rubinetti e praticamente è venuta fuori cioccolata. Non so come, ma praticamente il piatto idraulico si era intasato di fango. Per fortuna ci eravamo già fatti la doccia, non immagino cosa abbiano provato quelli che si erano appena insaponati in quel momento. E anche oggi sono passati 10 minuti, cioè volevo raccontare questa storia della cittadinanza australiana in 10 minuti, sono già passati 3 puntate da 10 minuti e non siamo ancora a 7 mesi, ne mancano ancora 3 anni. Se vi è piaciuto questo video mettete un bel mi piace. E se non l'avete ancora fatto, cliccate su iscriviti e poi sulla campanella per ricevere una notifica ogni volta che carico un video nuovo. Se pensate che ci siano informazioni utili per chi volesse venire in Australia, condividete questo video. Se avete qualsiasi domanda o curiosità, lasciate un commento sotto. Il resto ve lo racconto nella prossima puntata. Ciao!